Da Peppino di Capri, sfinito e contento di una bellissima serata, bella, bella in tutti i sensi, bella gente, è stata bella, una grande bella serata. Atmosfera. Grazie. Grazie maestro. Stefano Luonco, organizzatore del Festival Summer Avellino, penultima tappa di lusso a Bellizzi con Peppino di Capri. Hai detto bene, di lusso, una stasera rappresentazione musicale di qualità, non che le altre non fossero tali, ma sicuramente molto suggestiva, particolare, una chicca del cartellone, quella appunto di ospitare, di individuare per Bellizzi una delle periferie, dei quartieri coinvolti nel nostro giro itinerante, un artista che è un po' la storia del nostro paese, l'ho voluto fortemente insieme al sindaco, penso che lo spettacolo di stasera riuscirà a regalare emozioni uniche, soprattutto anche per un target di età che magari ha vissuto gli anni d'oro di Peppino di Capri, intorno agli anni 60, gli anni 70, gli anni 80. È sicuramente una cosa molto bella, particolare, emozionante, lo dice un giovane di 27 anni che con questo Summer Fest ha voluto anche cercare di unire le generazioni, quella un po' più adulta, quella di ragazzi, intorno a una selezione musicale eterogenea, ma che appunto può essere considerata anche di richiamo e attrattiva per tutte le età, perché poi ci sono degli intramontabili che non muoiono mai. E grazie alla regione fa rivivere anche i quartieri, quelle che una volta erano le circoscrizioni. Sì, vabbè, diciamo che questa è un'iniziativa più del comune, perché poi la gran parte del budget è comunale, purtroppo noi paghiamo una carenza di fondi regionale, però questo ha fatto sì che comunque come amministrazione dopo 2 anni di pandemia abbiamo voluto in tutti i modi cercare di regalare un mese, quello di agosto, ma in generale un periodo estivo sicuramente di vivacità, di freschezza, di anche piacere nel poter vivere la propria città e non dover andare fuori. È stato un supporto alle attività commerciali e, come hai ben detto tu, anche un segnale non solo simbolico ma anche di sostanza, quello di essere presenti in tutti i quartieri con ospiti di qualità per far capire che per noi non ci sono zone di serie A e zone di serie B, ma la città va vissuta tutta per tutto l'anno, chiaramente nel periodo estivo, attraverso questo tipo di eventi. E comunque il risultato è quello che conta, e questa sera grande cornice di pubblico. Poi si chiude l'11 settembre con Do di Battaglia al quartiere Ferrovia. Sì, grande cornice di pubblico, perché chiaramente abbiamo voluto ospitare Peppino di Capri qui in un anfiteatro, in un posto già bello di suo, molto suggestivo. Avremo Do di Battaglia l'11 settembre, poi abbiamo annunciato un festival, quello Andromeda, molto di giovanile come target, come artisti, dal 15 al 17 settembre. Chiuderemo così la programmazione di eventi estivi, così come abbiamo già annunciato i primi nomi del Teatro Carlo Gesualdo, che insieme a una programmazione che avverrà in altre strutture continuerà ad offrire agli avellinesi, agli irpini e speriamo anche a persone che vengano da tutta la regione un cartellone di qualità culturale 365 giorni all'anno. Ci puoi dare un'anteprima per l'organizzazione invernale? C'è qualcosa che insomma stai già organizzando, stai già tessendo? Sì, per quanto riguarda il cartellone teatrale abbiamo annunciato i primi nomi, sicuramente è motivo di soddisfazione avere qui, perché fa giro in pochi teatri d'Italia, che è Cozzalone, che forse è già considerato un po' l'artista nel suo genere è più emblematico in Italia, così come Roberto Vecchioni, ma poi ci sono anche altri tipi di manifestazioni, mi riferisco al Natale. Stiamo lavorando affinché l'8 dicembre, come da tradizione, Avellino avrà, al pari di tutte le città italiane, un bellissimo Natale che servirà appunto per far vivere alla nostra comunità quella è un'altra importante festa che sicuramente andrà anche a portare giovamento alle attività commerciali, quindi un indotto economico che un pubblico deve offrire, perché poi la nostra città ha bisogno di far vivere i commercianti, ha bisogno di creare le condizioni affinché nuove attività si aprino, appunto perché
eravamo la città del commercio, il Covid è uno spartiacque e bisogna come visione cercare anche di ripristinare questo tipo di iniziative. Avellino Summer Fest, perché ritornasse insomma quella tradizione delle feste di agosto, che è un fatto avellinese insomma che viene da molto lontano. Assolutamente sì, e sono molto soddisfatto sia della grande partecipazione che il popolo avellinese ha garantito, sia per aver riportato un grande entusiasmo in città, coinvolgendo tutti i quartieri, tutti i rioni, e ne è testimonianza stasera la presenza di un grandissimo della musica italiana, Peppino Di Capri, tra l'altro in questa location spettacolare, splendida. Non a caso abbiamo voluto far esibire Di Capri proprio in questa arena, tra l'altro dedicata a Don Mimmo, e sono anche molto soddisfatto della risposta che è arrivata da parte dei abitanti di Bellizzi, ma direi un po' da parte dell'intera città. Questo naturalmente è solo l'inizio, perché comunque ci sarà anche un'organizzazione nei mesi autunnali e d'inverno. Ovviamente l'estate ci aiuta, nel senso che il bel tempo favorisce anche l'organizzazione di questi eventi. Per l'autunno abbiamo immaginato invece l'organizzazione di una grande manifestazione sul vino avellino, che ci consegnerà alle cronache specialistiche nazionali, facendoci diventare per tre giorni la capitale italiana del vino. Abbiamo in mente anche iniziative cinematografiche, poi vedremo un po' a Natale, certamente non sulla falsa riga dell'estate, ma con un format che sarà comunque coinvolgente. Questo è il penultimo appuntamento, poi ci sarà Do di Battaglia alla Ferrovia. Abbiamo offerto una grande varietà di tipologie di musica, ma in generale una grandissima qualità. Questa estate abbiamo voluto puntare su artisti di primissimo livello, direi che abbiamo accontentato un po' tutte le fasce di età, e stasera sono sicuro che Di Capri farà divertire il pubblico che sta affollando l'arena, ma che vedo sta anche affollando la parte superiore. Insomma, un grandissimo successo, e siamo contenti di aver riportato anche tanta gente a Bellizzi. Su quelli che dicono con la crisi energetica ancora le luminarie accese, vuole dire qualcosa? Assolutamente sì, il costo è onnicomprensivo, quindi o le abbiamo accese per 10 giorni o per 45 giorni paghiamo la stessa cifra, perché nel montaggio delle luminarie era compreso anche il costo energetico, di cui si farà carico l'installatore, quindi è un problema non del comune. Quella è la cifra iniziale, che rimarrà tale senza costi aggiuntivi, quindi possiamo tranquillizzare la comunità che magari ha avuto un dubbio. Non c'è alcun problema per l'amministrazione e per le casse comunali. La libero, perché Peppino Di Capri sta aspettando lei, che deve essere presentato da lei, e il pubblico freme, c'è una bella cornice di pubblico, quindi grande soddisfazione per voi dell'organizzazione. Grazie sindaco. Assolutamente sì, e devo dire, sottolineo il fatto che abbiamo voluto far sì che ci fosse l'intera città coinvolta, senza differenze tra centro, periferie e quartieri, che è un po' un argomento che viene a partire. Un po' come quando c'erano le circoscrizioni. Bravissimo, io ho sempre testimoniato la volontà di avere una città unica, senza distinzioni, e questa estate l'ha dimostrato. Gianfranco Rotondi, i primi ricordi, cioè i ricordi più ferventi di Peppino Di Capri, qualcosa che te lo ricorda in particolare, qualche canzone in particolare? Ma io sono qui innanzitutto per omaggio all'amministrazione comunale, che risveglia la simpatia e l'allegria che è tipica dell'Avellino della mia infanzia, della mia adolescenza, che ritrovo in questa stagione diversa. E poi sono un amico di Peppino, Peppino è un amico della mia famiglia, ha cantato persino al mio matrimonio, dove ingaggiò una competizione con Berlusconi, che come al solito pretendeva di spiegare a lui come si cantava champagne. Poi non so chi vinse, però cantarono insieme. Quindi un vissuto vero e proprio con Peppino Di Capri. Quindi questa sera grande cornice di pubblico, e come diceva lei, già ne ho parlato con il sindaco Fessa, Avellino, l'agosto avellinese insomma è stato sempre di grande tradizione. Quest'anno appunto è ritornato. Lei vive un po' lontano da Avellino, adesso è candidato ad Avellino con il centrodestra. Non parliamo di politica, non è la serata. Parliamo solo di Peppino Di Capri. Io sono candidato ad Avellino, ma vivo ad Avellino
e ci vivevo anche quando non ero candidato qui. Ma lasciamo la politica fuori, anche perché Peppino è dispettoso, se parliamo di politica magari mi fa una cacciata contro, quindi è meglio che io passo inosservato. Quindi noi siamo contenti, insomma, di averla avuto ai nostri microfoni, grazie Gianfranco Rotondi. Grazie a voi e soprattutto è bello vedere il colpo d'occhio di questa platea piena, di questa comunità allegra, perché veniamo da 2 anni di pandemia, di sofferenza, e quindi dobbiamo cogliere i momenti di serenità perché ce li siamo meritati.